Fratelli Juventini e sorelle Juventine, buongiorno. Allora, la faccia sofferente non è dovuta al fatto che il mercato della Juventus latita, ma perché purtroppo mi sono infortunato a una gamba e quindi sono praticamente barellato in casa. Ma comunque non fa niente, ci sono cose peggiori nella vita. L'importante è che stiate bene tutti quanti voi. Allora, veniamo al mercato. Veniamo al mercato. Allora, è fuori discussione che una delle cose più importanti per noi juventini è la decisione che verrà presa il 4 agosto, perché il 4 agosto Jorge Antun, Jorge Antun, chiamatelo come preferite, ovvero il procuratore di Paolo Dybala, si incontrerà finalmente, finalmente dopo mesi e mesi e mesi e mesi di rinvii, si incontrerà finalmente con Federico Cherubini per decidere il futuro di Paolo Dybala. La Juventus continua imperterrita, io ormai sono 8-9 mesi che ve lo dico, no? Imperterrita a offrirgli 10 milioni più bonus e pare che Dybala questa volta sia intenzionato ad accettare, anche perché, diciamo le cose con grande onestà, non ha avuto richieste da nessun'altra squadra, o meglio, le squadre che erano interessate a lui non gli hanno proposto un contratto superiore. Anche perché lui non percepisce ancora 10 milioni, quindi la Juve gli dà un surplus nonostante la stagione passata, quindi gli fa un rinnovo a contratto a crescere in fiducia. Credo che, caro Paolino, non ti puoi lamentare della Juventus, no? Perché l'anno scorso hai fatto schifo. Vuoi l'infortunio, vuoi altri problemi tuoi, hai fatto schifo l'anno scorso. Quindi dare un contratto superiore a quello che già percepisci, che sono 7 milioni e 8, a 10. Voglio dire, bacia l'erba della continassa quando il 4 ti daranno questa somma, se tu l'accetterai. Quindi Dybala dovrebbe essere anch'esso, come con Ronaldo e con Morata, diciamo l'attacco della Juve. Ma attenzione, signori, attenzione, perché dalla Brasile rimbalza una notizia interessante, ovvero Caio Jorge, ci diranno poi come si chiamerà quando verrà, se verrà. Sapete che va a parametro zero a gennaio 2021. Il proprietario del cartellino del Santos, il presidente del Santos, per non perderlo a zero, deve accettare la proposta della Juventus, che è 3 milioni subito, e lo prendiamo e lo portiamo a Torino alla corte di Allegri. E sarebbe veramente interessante avere come quarta punta questo ragazzo che in Brasile sta facendo benissimo, poi si sa. Potrebbe essere un Gabigol e saremmo rovinati, come potrebbe essere un Pato all'inizio che era eccezionale. Insomma, nel calcio con i brasiliani purtroppo non si sa mai dove si va a cadere. Per cui, insomma, in poche parole, l'attacco, se dovesse sistemarsi tutto tra Caio Jorge e Dybala, sarebbe un attacco veramente forte, perché Ronaldo, Dybala, Caio Jorge e Morata, tanta roba. Con Morata ovviamente, che mi auguro sia la quarta punta o perlomeno la riserva che subentra, chiaramente. Non dimentichiamoci che abbiamo Chiesa e all'occasione un Kulusevski che Allegri sta provando anch'esso come seconda punta. Quindi diciamo che le bocche di fuoco a Torino non dovrebbero mancare, anche perché Allegri ha detto chiaramente che lui vuole giocatori che buttano la palla dentro. Ma meno male, Max, ma meno male, perché francamente i giocatori che tirano la carlona o che passano la palla in tribuna o la bandierina, eravamo anche un po' stanchi. Per quello che riguarda invece il centrocampo, il buon Manuel Locatelli è una cosa che deve ancora essere definita, perché non si trova l'accordo. È inutile che continuiamo a dire, io o anche altri, è fatta, è fatta, è fatta. Diciamo che è una situazione che volge verso la Continassa, volge verso Torino, perché lui ha rifiutato assolutamente tutte le altre proposte, non ultima quella dell'Arsenal. Lui vuole la Juve, lui vuole dimostrare da neo campione d'Europa che merita di giocare nella Juve, che può essere un giocatore fondamentale per la Juve, magari diventasse il nuovo Jorginho, sarebbe tanta roba. E quindi è questione di capire come la Juve e Sassuolo troveranno l'intesa. Obbligo di riscatto, prestito con obbligo di riscatto, pagamento in due tranche, una subito e l'altra l'anno prossimo, oppure, insomma, sono tante le formule. Fatto sta che il Sassuolo non si muove da 35 milioni e la Juventus non si muove da 30 milioni. Ballano questi 5 milioni che, trovata l'intesa per il metodo di pagamento, potrebbe essere smussata e magari a 32, 33 probabilmente si potrebbe chiudere l'affare. Comunque non è una cosa imminente, come si pensava, come si sperava. Insomma, il 2 di agosto, quando tutti quanti,
Danilo, Quadrado, Sandro e i campioni d'Europa dell'Italia, della Juve, saranno a Torino. Potenzialmente mancherà Locatelli, che anch'esso dovrà presentarsi in ritiro col Sassuolo. Speriamo che, anche se dubito, perché oggi è sabato, domani è domenica, non credo che lunedì in fretta e in furia faranno tutto quanto, però nel calcio non si può mai sapere. Insomma, in poche parole, il calciomercato della Juventus sta avendo una definizione più diciamo, chiara, più netta. Dovrebbe esserci il conforto del contratto di Dybala, l'ingaggio di Caio Jorge e poi vediamo se riusciamo a portare Locatelli. Poi c'è sempre l'ombra di Pjanic, che è dovuta al fatto che, essendo in lista gratuita, la Juventus propone di pagare l'ingaggio a metà con il Barcellona. Il Barcellona non vuole tirare fuori neanche un euro perché si è resa conto, a mio modo di vedere, di aver preso una sola e ce la vuole rifilare ancora noi. Noi siamo molto bravi a metterci le sole in casa. Questo sarebbe veramente un cavallo di ritorno, a mio modo di vedere, per quello che riguarda Max Montagna, poco gradito. Però ricordo che nel calcio a volte avvengono cose miracolose, cose strane. Magari, non so, un anno di purgatorio a Barcellona avrà svegliato Pjanic, perché Pjanic tecnicamente non si discute, il problema di Pjanic è anche solamente lento, impacciato, senza idee, chissà, non lo so. Comunque, insomma, i nomi sono questi qua: Dybala con contratto siglato, se lo fa, Caio Jorge, Locatelli e Pjanic. Altri nomi, scordateveli, ve lo dico io, scordateveli, salvo cose clamorose. Nonostante, e chiudo, nonostante sia stato diciamo, ha ufficializzato un aumento di capitale di 400 milioni. Ricordatevi, disse 350-400, 400 milioni. Questi 400 milioni serviranno per i piani di bilanci, per sistemare le casse della società e per un mercato futuro, perché ovviamente la Juventus nel frattempo dovrà cercare di piazzare, perché questa è sempre la nota dolente, i vari Rugani, Perin, Piazza, Ramsey, De Sciglio, tutti i giocatori che Allegri non vuole, che Allegri metterà a margine nella squadra e che però questi qui, siccome beccano lo stipendio tutti i mesi bene pagati dalla Juve, non ne vogliono sapere ad andare altrove, anche perché quando sai la mamma buona che ti paga, che ti fa le coccole, difficilmente vai da un altro. Questo è quanto, signori. Io vi ringrazio per la pazienza, io faccio un po' fatica, ve ne sarete accorti, anche a parlare, perché ho un male pazzesco, nonostante le punture che sto facendo, però, ripeto, nella vita non può andare sempre tutto bene. Vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana, ci vediamo domani. Volevo fare una live oggi, ma non riesco, perché non riesco a stare più di 3 minuti seduto, mi devo stendere, perché proprio non riesco a stare in piedi, quindi mi scuso con voi. Appena sto un po' meglio, appena riesco a camminare, sicuramente farò una live, perché è tanto che non ne faccio e ho voglia anche di stare un po' con voi. Fino alla fine, Forza Juve, forever and ever, Uber Alles, eternally Juventus. Ciao!